Grazie per la, direi, non solo esaustiva, ma comunque molto specifica relazione del professor De Intossa sull'anatomia patologica, che è veramente essenziale in questo tipo di neoformazioni. Allora adesso dovrei cominciare io, giusto? Nella scuola me la canto, come dicevo loro. Allora se mi dà la mia relazione... Allora, il problema dei tumori delle parti molli, in effetti, penso che sulla relazione dell'anatomopatologo abbiate un'idea di che campo andiamo ad affrontare, ma molto semplicemente, molto terra terra, quando abbiamo cominciato a interessarci di queste patologie, abbiamo preso in considerazione un fatto che capita a tutti i giorni. Facciamo un esame radiografico e troviamo qualcosa nei tessuti molli che ci lascia un dubbio. Siamo di turno in ecografia e arriva un paziente che ti dice: guardi, io ho questo, da noi in inglese si dice bumium, non so in italiano si dice, penso, tumefazione delle parti molli, ma io non ho mai trovato un paziente che dice una cosa del genere. E voi dovete fare un'ecografia e dovete possibilmente dire che cos'è, o comunque dare delle caratteristiche che poi avvino questo paziente a non fare quello che in passato succedeva con una certa frequenza, che era una terapia di solito chirurgica, eseguita magari da un chirurgo non specificatamente addetto a quel tipo di patologia e che poi comportava tutta una serie di successivi, perché l'anatomopatologo poi ti dava delle notizie più precise sul tipo di neoformazione, o rileggeva quel vetrino e ti diceva: guarda che non era quello, ho sentito quell'esempio fatto sulla signora che poi purtroppo era deceduta. Vi trovate di tomografia computerizzata e vi chiedono di fare una stadiazione su una neoformazione dei tessuti molli, voi non sapete nemmeno tecnicamente come, o comunque insomma non sapete il vostro interlocutore che cosa vuol sapere da voi, o in risonanza magnetica vi far vedere dei casi veramente clamorosi, ma altri molto particolari in cui c'è un pochettino di confusione. La vedete quell'immagine verde in alto? Quella ve la faccio vedere per la prima volta, questa è stata presentata domenica alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia e sono le linee guida della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia nell'identificazione, nel percorso diagnostico e terapeutico dei tumori delle parti molli. Se poi domani qualcuno esce fuori da quelle rotaie avrà perfettamente ragione, però sappiate che c'è una linea guida. Perché la radiologia? Perché, come vedete in basso, dalla radiologia tradizionale ormai digitalizzata, dall'ecografia che vi consente di applicare dal power Doppler, dal power color Doppler ai mezzi di contrasto, alla tomografia computerizzata con una tecnica spirale e quant'altro, alla risonanza magnetica con tutto quello, vi farò vedere poi se bontà vostra avete la pazienza di rimanere, tra parentesi, complimenti perché da stamattina che vi vedo qui presenti sono cose estremamente rare, 320 persone, Lucia, no, se non sbaglio, che stanno in aula attentissime e seguono queste cose delle due luna, o siete bravi voi e siamo bravi noi, siccome noi non siamo bravi siete bravi voi. Di conseguenza noi abbiamo una serie di metodologie tecniche da applicare. Io vi devo parlare di queste tre, ma vi parlerò prima della radiologia tradizionale, poi la dottoressa De Marchi, che è responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di ecografia del nostro dipartimento, vi parlerà dell'ecografia e io poi vi parlerò un pochettino di tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Non ho competenza in PET-CT, vi posso confessare che non la facciamo tantissimo su questo tipo di patologia. E sulla scintigrafia, per quanto riguarda la geografia, ha un valore più terapeutico, per cui vedremo qualche cosetta. In effetti, quando noi parliamo di tumori delle parti molli, la prima cosa che diciamo è un tumore raro. Vi posso assicurare che non è così, o almeno non è così tutto quello che è neoformazione dei tessuti molli di pertinenza dell'apparato muscolo-scheletrico. Non mi permetto di parlare di addome, non mi permetto di parlare di torace o di altri organi. Sono abbastanza frequenti. Sono abbastanza frequenti, la maggior parte sono benigni, in bontà nostra.
Però comunque la letteratura su questo non è così, diciamo, specifica, almeno per la parte diagnostica. E sappiamo che nella valutazione delle tumefazioni delle parti molli noi ci troviamo veramente come in frontiera, tra virgolette, perché in effetti il nostro interlocutore solo in una seconda fase sarà uno specialista di settore. E noi dobbiamo rispondere a delle specifiche domande, rispondere a delle specifiche domande di quel paziente che si presenta, come dicevo, con una tumefazione, che ha un fastidio, una sintomatologia dolorosa, avevo quella cosa e poi mi è cresciuto, quando faccio così col braccio, lavandomi mi sono accorto che... La clinica è sicuramente fondamentale e qui consentitemi una cosa che io difendo e porto avanti da anni. Il radiologo è prima di tutto un medico ed essendo un medico ha il diritto, ma anche il dovere, di svolgere questa sua funzione. Chiaramente intersecata con le altre componenti specialistiche con cui si confronta. Ma comunque noi siamo lì e dobbiamo capire qualcosa, dobbiamo parlare col paziente, non ne capiteranno mica 5.000 di questi, però parliamo, a maggior ragione in ecografia, ma anche quando arriva a fare un esame radiografico, un ATC, una risonanza magnetica. Che cosa dobbiamo fare? Noi non dobbiamo sicuramente fare una diagnosi, questo ce lo diciamo una volta per tutte. Poi ci sono quelli bravissimi che vedono un'immagine radiologica, quello è, vedono un'immagine della TCI, quella è, però va bene, cioè io sono sempre ammirato. Quello che noi dobbiamo fare è che il paziente venga messo sulla rotaia giusta, sul binario giusto e poi faccia il suo percorso, che sicuramente è stato detto, ma ve lo confermo e ve lo dirà poi l'ortopedico con cui collaboro, con cui collaboriamo. Sicuramente questo paziente, una grossa percentuale, grossissima percentuale dei casi, va incontro a guarigione. Che cosa dobbiamo fare? Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo posti? Innanzitutto la sede della lesione, la morfologia, i rapporti con le strutture adiacenti, la fascia muscolare, soprattutto importante, la compartimentalità, elemento fondamentale. E poi nel follow up la risposta della lesione al trattamento. La radiologia tradizionale è essenziale per lo studio dei tumori, cioè noi veramente facciamo un esame radiografico quando un paziente arriva con la tumefazione delle parti molli? Sicuramente no, lo sappiamo benissimo che non è così, ma è vero il contrario, il paziente viene con un disturbo di qualsivoglia natura a fare un esame radiografico e allora la nostra attenzione, abbiamo gli strumenti, oggi parlare di radiologia vuol dire parlare di radiologia digitale, per cui uno studio molto specifico non solo sull'osso ma anche sulle parti molli, sul rapporto fra osso e parti molli. Di conseguenza vediamo una calcificazione, vediamo un'ossificazione, ma cosa diavolo è quella roba lì? Però dobbiamo segnalarla e cominciamo magari a fare un primo binario. Ma esistono anche le erosioni corticali, perché esistono delle neoformazioni delle parti molli che si portano verso l'osso, così come esistono i tumori dell'osso che si portano verso le parti molli. Le reazioni periostali esistono anche nell'ambito dei tumori delle parti molli, ci mancherebbe altro. Chiaramente io non parlo di Ewing perché se ne è parlato direi abbastanza diffusamente in mattinata, comunque insomma, il rimaneggiamento anche della struttura ossea. Io vi chiedo, qualcuno di voi già lo conosce questo ciocchetto, di vedere queste immagini, che sono delle tumefazioni delle parti molli, perché poi le seguiremo con le altre metodiche. E di conseguenza vedete, qui le frecce le indicano, delle tumefazioni delle parti molli in pazienti che vengono perché hanno male, perché hanno un fastidio al terzo medio di una coscia, oppure hanno un dolore all'anca, hanno male a un piede, oppure gli è comparsa una strana escrescenza sulla gamba. Possono avere un dolore alla spalla. Vedo che la vostra attenzione si è puntualizzata su questo punto, io la richiamo anche su quest'area qua. Che magari in questa prima fase non era stata così specificatamente riconosciuta. In questa tumefazione delle parti molli, ma richiamo la vostra attenzione anche su questa zona di spessimento, lieve spessimento e regolarità corticale, oppure in questa che più volte parlando ad esempio con mio amico di Firenze, con Capanna, dice questo qui non ci credo che è quello che poi sarà, dice questo qui è un condrosarcoma, qui già mi escludo che possa essere un condrosarcoma, cioè un rimaneggiamento osseo più preciso.
Allora, che cosa facciamo con queste metodiche? Che cosa usiamo? Usiamo la risonanza, usiamo l'ecografia. Ma io penso che la frase più giusta sia questa, cioè sono talmente varie che non esiste una metodica specifica, dobbiamo modularla su quella che sono dei parametri che vedono, diciamo, ogni paziente è una persona a sé stante, cioè è una certamente una persona a sé stante, ma comunque è un percorso a sé stante che poi noi cerchiamo di mettere su quel famoso binario per poterlo portare ad una definizione. E a questo punto, Amanda, come moderatore ti invito a venire a parlare, vieni. Di sicuro noi sappiamo che fatto l'esame radiologico o non fatto l'esame radiologico, se volete nel frattempo darmi la relazione della dottoressa De Marchi, se quella neoformazione, quella tumefazione ha dei diametri di un certo tipo, l'indagine che sicuramente facciamo è l'ecografia. Però, ma problema, come la facciamo? L'ecografia, amici, si fa solo come vi fa vedere la dottoressa De Marchi. Non ci sono altri modi. Prego.